Allora, buongiorno direttamente dalla mia cucina pulita. È tutto un altro giorno, però sono sempre io. Allora, raga, ho deciso che poi vi farò un aggiornamento capelli che, come vedete, stanno crescendo a dismisura. Sono contenta. Poi vi farò vedere tutti i prodotti che utilizzerò al mio albero di Natale. Top. Allora, oggi, perché siamo qui, avete sicuramente già detto, io voglio pulire il mio frigo. Vi faccio vedere il frigo. E il frigo era già nella casa quando sono venuta qui ad abitare. Ed è questo. Così, con le mie unghie e con il tappeto, vabbè. Comunque, bellissimo, della LG, c'è lo schermino, tutto quanto è sporco. Cioè, io ve lo sto dicendo che questo, io con i pantaloncini che mi riprendo su YouTube, proprio va bene, è sporco sto coso. Cioè, parlo malissimo. Questo frigorifero è veramente sporco. Ho aspettato, ho detto faccio il video, faccio il video, faccio il video, non facevo mai, adesso è un puttanaio. Ora vi posiziono e cominciamo. Eccolo qui, l'ho già svuotato. La prima cosa che io faccio è togliere tutte queste parti in modo tale che poi lo pulisco internamente, queste le lavo nel lavandino e le lascio poi asciugare e non tengo aperto il frigo tutto il tempo mentre lavo i ripiani. State perché sta già diventando complicated. Ok, vedete il ripiano sporchissimo? Perfetto. Dopo lo laviamo. Lo appoggio un attimo il fornello intanto. Che cazzo, è pesantissimo. Cioè, non è plastica, plexiglass, è vetro, sono pazzi. Qui colgo l'occasione per chiedervi aiuto. Cioè, mi serve un aiuto forte, grande. Allora, questo è il primo cassetto, ok? È composto da due parti, ma tiro via tutto perché dentro ci sono tutte le foglioline dei pomodorini. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Cassetto che è strutturato così. Questo si è rotto, nel senso, vi spiego, non so, boh, forse sbaglio io metto, non capisco. Se io tolgo il cassetto fa questo toc e io non posso più richiudere. Cioè devo usare un coltello per tenere alta questa parte perché è una cosa, quindi se mi potete aiutare? Non so, dopo capisco se ho sbagliato a mettere questo, che mi sembra strano che sia così mollo. E poi, se no, cerchiamo il pezzo di cambio oppure mi dite come aggiustarlo, perché io sono disperata proprio. Perché io questo cassettone praticamente non lo sfrutto mai, non lo uso perché non riesco a aprirlo e chiuderlo. Eccolo qua. Pezzo incriminato. Io non capisco. No, dopo capiremo. Bene, tolto tutto. Ora, ragazzi, tolgo anche. Tolgo anche, amici followers, queste parti della porta perché sono sporche, sono piene di cipolla. E quant'altro. Tutto e puliamo. Allora, molti di voi mi hanno consigliato di pulire con l'aceto, ma io l'aceto l'ho finito, quindi pulirò col buon caro e vecchio sapone dei piatti. Mamma mia, questo delle bibite è proprio sporchissimo, raga. Cioè, lo so che fa schifo da vedere, ma sarà sicuramente satisfying vederlo pulito. È sporchissimo, lo so. Je sais. Ok, mi armo di spruzzino, Scottex, sì, lo Scottex perché la pizzetta, cioè la spugnetta, scusate, devo prendere la spugnetta. Che pizzetta, pizzetta. Il mio intento è quello di pulire il frigo oggi, poi nel prossimo video non c'è niente più pulito, perché voglio creare tutto un trucco con tutti. Via! È un casino, eh!
Minchia mini, allora vi devo dire la verità, raga, che io in base a appunto i video di Auri Catarina, che per me è la guru delle pulizie, ho scoperto che appunto il sapone dei piatti è lo sgrassatore più forte, ok? Lo sgrassatore più forte che voi possiate trovare. Lei lo utilizza veramente negli sporchi, cioè quelli che fanno paura, capito? E sgrassa, sgrassa tutto il sapone dei piatti. Lei lo butta anche per terra in bagno, dappertutto nella doccia. E quindi io da lì ho iniziato a usarlo per diverse cose, lo sgrassatore. Il sapone dei piatti. E veramente ci lavo magari tutto il piano della cucina, cioè mi trovo benissimo. Quindi anche qui Auri Catarina, grazie, perché a parte il profumo che dà, perché io prendo sempre quello al limone e mi piace in un burdel, io come una tonta ho portato via la spugna e non ho fatto la porta del frigorifero. Cosa credevo, che c'era solo l'interno? Ma questa cosa non viene via, raga. Cercando di sfregare il più possibile, ma non viene via, quindi la lasceremo lì. Noi tireremo via ciò che si tira via. Ok, qua sta venendo veramente bianco, bianco, bianco. Wow, bellissimo, bel pulito. Mi dicono, ma come fai con le unghie così lunghe? Con le unghie così lunghe arrivo negli angolini, raga. Con le unghie così lunghe arrivo negli angolini. Cosa che molte persone magari non fanno. Vanno solo in mezzo, eh? Uncettini! State seguendo il mio video? Ci sono un po' anche qui. It's the final countdown. Calcolate che una nuova vicina di casa starà dicendo questa qua sotto è pazza completamente. Però non mi importa. Ma che ci frega, ma che ci importa. Ma comunque io sono fuori testa. Cioè io delle volte quando canto queste canzoni così mi dico, ma il mio cervello come le partorisce, raga? Non so come faccio ad arrivare a queste canzoni. Cioè io quando le ho sentite, ma perché? Boh. Cioè non so se da lì vedete che è pulitissimo, vabbè. Spero che lo vediate, perché siete appoggiati a un treppiedi questa volta, colpo di scena, che non può essere spostato. Ora faccio l'interno della porta, poi ci spostiamo nel lavandino col treppiedi piccolino. Aspettate, anche la luce su treppiedi magari cambia qualcosa? Non credo. La traspugna. Traiamo la traspugna. Forni e grill. E gli è venuto benissimo. Quindi proverò assolutamente. Non invidio, perché il forno è imbarazzante. Cioè il forno mi devo veramente vergognare. E se mia nonna vedesse quel video mi disereda. Però cazzo, raga, ho paura. Ok, perché ho paura che cada tutto a girarmi. Sì, ho finito, stai tranquillo. Pulitissimo, raga. Cioè è venuto proprio bello con il sapone dei piatti, è venuto ben sgrassato e pulito, bello. C'è un profumino, magari quando faccio la spesa compro anche l'ovetto per gli odori, eh. Me lo ricorderò? Me lo ricorderete? Chi lo sa? Bene! L'interno. Cazzo è? Boh. L'interno è finito. Passiamo ai ripiani. Cucù! E poi il fuori, perché questo è bello, ma vedete? Le vedete le ditate, le percepite, le sentite? Io sì.
stamattina, eh? Niente, hai voluto che ti tirassi fuori, eh? No, sei qui, caro svelto. Io non sono solita utilizzare questi, eh? Però ce l'aveva mia nonna, mi ha detto prendilo. Anche perché una volta è entrata una ragazza nel gruppo Telegram, ma solo perché voleva parlare con me. Cioè, tesoro, ti ho detto che questo è un gruppo per le persone che hanno paura del vomito. E lei nel gruppo diceva: io non ho paura, però vi capisco. Cioè, no, tu non ci capisci, perché se tu non hai paura, per carità, è stata con me, è stata gentilissima, una ragazza gentilissima. Ma se vuoi parlare con me, cioè scrivimi su Instagram, ma è inutile che... Comunque lascio asciugare da soli, perché non sto qui ad asciugare tutto se non ci impiego una vita e mezza. Comunque, capite quello che voglio dire? Cioè, io voglio bene a tutti, però se vuoi parlare con me scrivimi piuttosto su Instagram e non entrare nel nostro gruppo dove noi ci confidiamo, perché comunque tanti di noi hanno raccontato come è nata la fobia, cosa ci fa paura, oppure diamo l'allarme, guardate che c'è un video che fa così, cos'ho. Una che non lo vive sulla propria pelle, è inutile che guarda questo video, che legge questi messaggi, eccetera. Soprattutto anche perché l'inizio della mia fobia è proprio quello è il mio punto debole, cioè la mia fobia è il mio punto debole. Io poi per il resto, ringraziando Dio, ci sono persone che hanno paura di tante cose, tipo mia nonna ha il terrore, ma terrore brutto, tipo la mia fobia dei cavalli. Poi ha paura delle altezze, poi ha paura di tante cose. Mia mamma anche ha paura delle gallerie, ha paura dell'acqua alta, hanno paura di tante cose. Io personalmente, ringraziando Gesù Cristo e Dio, ho paura solo ed esclusivamente di quello. Non mi viene in mente un'altra paura così. La mia migliore amica, per esempio, ha paura dell'aereo e ha paura dei ladri in casa dopo un trauma. Io incrocio le dita, sono fortunata, la paura è una. Se passassi quella, Wonder Woman. Però anche, anche condividere con qualcuno che appunto nel gruppo non è interessato, una cosa che a me mi fa soffrire di brutto, cioè non mi piace. Ok, dopo questo momento maturità me ne vado e aspettiamo che asciuga tutta la roba, rimetto a posto quello che devo mettere a posto proprio nel frigorifero, le cose che per forza devo mettere a posto, le appoggio un attimo lì e dopo rimettiamo tutti i componenti insieme. Ok raga, è tutto asciutto e ora riposizioniamo. La marmellata, i meloni, lo lasciamo in frigorifero giustamente, la tappetta del cane. Ok, ora rimettiamo, partiamo da sotto, partiamo dalla cosa incriminata, dalla cosa che non riusciamo a montare, così ci togliamo subito il difficile. Ho detto togliamo, vero? Ci togliamo subito. Allora, questo, però vedete che è proprio un po' inarcato, cioè non so se si vede, boh, proviamo. Allora, lui dovrebbe stare qui. No, scusate, al contrario, perché la parte conca qua va contro il fondo. Mai uno sta giù e uno sta su. Ok, così, anche perché così. Allora forse devo far così. Allora. No, così no. Secondo me io sbaglio qualcosa. Fate che forse e no, è sempre altissimo. Lo provo, vediamo. È altissimo e poi è in obliquo, com'è possibile che in obliquo? Ma non ci passerà mai.
siamo punto a capo. Raga, ho bisogno veramente che qualcuno mi aiuti, perché cioè io voglio usarlo sto cassetto. Guardate come devo fare col coltello, così e così. Non sono capace. Perché se questo fosse bello dritto così, ci passerebbe. Ma anche non capisco se questo qui, non capisco raga, non capisco, non lo so. Sono distrutta, ve lo dico, sono distrutta. Prendiamo il primo ripiano, mettiamo su, lo mettiamo a questa altezza. Bobbe malle, bobbe malle. Aveva tutta la bianca zona, aveva tutta la casa verde, aveva il suo microfono in bocca, aveva sempre gli occhi chiusi. A meno che io tiro su di uno sto cassetto, ma non ha senso raga, non ha senso. Se io tiro su di uno il cassetto non ha per niente senso. Cioè cosa, che senso ha? Perché lasciamo lo spazio qui e quindi che senso ha? Prima era giù di uno, era attaccato, però non capisco. Cioè, se non sta così, così devi stare. Vi prego, aiutatemi. Vi supplico. Babbe malle, babbe malle. Facciamo la porta. Aspettate che vigilo un po'. Ehi, sta buono, eh. Lasciare. Se no facciamo come Gianmarco Zagà. Ha spaccato l'iPhone in diretta. Sono tantissime queste cose, non so. Chi pensava di dover usare tutta sta roba? Ah, ah. No, vabbè. Anche questo fa il furbetto. Oh, fare il furbettino, eh. Ne abbiamo ancora con due col porta uovo. Carino perché ha questo divisorio, se vuoi mettere non so qualcosa. Bello. Ma come faccio io? Oh, ce l'abbiamo fatta. Niente raga, lo chiudo se no continua a far rumore e poi metto le pochine cose che ho. Ah, il fuori, che pazza! Prendiamo gli scotti, poi prendiamo lo spray alla candeggina, prendo questo qua, il Bioform igienizzante. Che fa una schiumetta che mi sta rendendo molto dubbiosa. Però no, sembra che stia pulendo molto bene. Ovviamente ci sono gli aloni perché è bagnato. Mm.
Ma avendo le cose lucide, guardate raga, è la fine. Ma vedete perché quando io faccio i video il mio cane viene sempre qua a scorreggiare? Ok, ci siamo, perfetto. Ok, perfetto, lindo, clean, pulito. Ora raga, voglio provare questa tisana, ve la faccio vedere. Che non è una tisana, è un tè. Ora ve lo faccio. Perché profumo devastante. Twinings, tè nero, aromatizzato, cocco e frutto la passione. Mo me lo faccio, mi spacco. Lo voglio provare. Detto questo, vi mando un kiss e al prossimo video.